Se ti dicessi che questo è assolutamente uguale a questo, probabilmente penserai che sono pazzo, ma te lo dimostro usando questo aggeggio. I due lick che ho suonato condividono esattamente la stessa plettrata. Guardiamolo lentamente. Chiaramente, a seconda del vostro modo di tenere la mano, potreste preferire la plettrata iniziale in su, come ho fatto io, oppure in giù. Un ottimo modo di ottimizzare i tempi di studio è quello di utilizzare sempre la stessa plettrata, ma cambiare continuamente la disposizione delle note con la mano sinistra, così da variare il più possibile il nostro fraseggio, però limitando la difficoltà di apprendimento di un nuovo movimento. Scrivetemi nei commenti se vi è stato utile e seguite il mio profilo per altri consigli chitarristici.